poker al loco rotondo e Tabù Trasferta sfatato per l'SD Grottaglie Calcio, che nella 19ª giornata del campionato di promozione Girone B batte la squadra blugranata in trasferta con il risultato di 4-0. Una gara che non ha praticamente mai avuto storia e che i biancazzurri hanno indirizzato sin dall'avvio. I ragazzi Mignoni, infatti, dopo meno di 20 minuti erano già in vantaggio di 3 reti. Una vittoria convincente che permette al Grottaglie di ritornare con forza nel treno playoff. Squadra della città delle ceramiche che non vinceva in trasferta da quasi 4 mesi, visto che nelle ultime 5 gare il Grottaglie aveva raccolto solo un punto. Ma passiamo subito alle azioni salienti del match. Passano meno di 120 secondi sul cronometro e gli ospiti sono già in vantaggio. Azione della destra per gli Grottaglie. Signorelli serve Santoro, che nei pressi dell'area piccola non può sbagliare, con il destro fulmina Leuci, realizzando così la prima rete in biancazzurro. Pochi minuti dopo il Locorotondo rischia subito di pareggiare i conti. Brutto errore di Monopoli in uscita che con il destro svirgola la sfera. Il pallone diventa buono per Divutà che da posizione defilata cerca di realizzare la rete del pareggio, ma Rossini nei pressi della linea di porta fa buona guardia ed evita il peggio. Sul corner seguente, altro brivido per il Grottaglie. Colpo di testa di La Cirignola e Murray provvidenziale in acrobazia nei pressi della linea di porta a deviare la sfera in angolo. Il Grottaglie, scampato di due pericoli, rialza subito la testa e al nono minuto realizza la rete del 2-0. Damicis serve sul filo fuorigioco Borda, che lascia scorrere la sfera e con il destro davanti a Leuci non può sbagliare, realizzando così la rete del raddoppio. Al 19esimo, la squadra della città delle ceramiche mette in ghiaccio il match. Calcio d'angolo, battuto da Vallecos. Pennellata perfetta per il colpo di testa di Casaccio, che realizza così il 3-0, ed il suo secondo gol consecutivo dopo la rete della bandiera realizzata contro il Galatina. Al 27esimo, gol annullato per il Grottaglie. Calcio punizione di Vallecos sul secondo palo per Danese, che di testa rimette in mezzo per Borda, che realizzerebbe anche la rete del 4-0. Per il secondo assistente, però, la palla, prima del colpo di testa danese, avrebbe già oltrepassato la linea di fondo e quindi nulla di fatto. Al 38esimo, sugli sviluppi di un calcio piazzato, il Grottaglie va vicino al quarto gol. Nasce sempre tutto dall'asse Vallecos danese, cross del primo e colpo di testa del secondo, che però termina fuori. Il Grottaglie, nella ripresa, gestisce agevolmente il triplo vantaggio. E l'unica azione del secondo tempo del Locorotondo arriva al 67esimo, con un calcio in punizione di Muslì, violento, dalle limite dell'area. Il pallone però si infrange sul palo alla destra di Monopoli. Al 70esimo, il Locorotondo sfiora il clamoroso autogol. Rossini, lancio per Serralvo, che di testa spizza per Mur. Cross in mezzo e deviazione di Basile, che si infrange sulla traversa. Al 76esimo, i ragazzi Mignogna mettono il punto esclamativo sulla gara. Lancio di Rossetti per Serralvo. Diagonale chirurgico dell'attaccante spagnolo e 4-0 per il Grottaglie, che chiude così definitivamente la gara. Dopo la cocente sconfitta subita contro il Galatina, il Grottaglie aveva l'obbligo di rialzare la testa e la vittoria di ieri ha lasciato grandi segnali positivi. 3 punti che consentono ai biancazzurri di agganciare al quarto posto la rinascita Refugis. Al termine della gara, classico saluto con i tifosi. Una partita giocata con una grande cornice di pubblico, con il rinnovato gemellaggio tra le due tifoserie, quella blugranata e quella grottagliese.